Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 10-12. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola. Buonasera, buonasera a tutti cari amici sportivi, il nostro abituale appuntamento del martedì sera con l'approfondimento sportivo, con il Messina che finalmente domenica è riuscito a spezzare la serie negativa dopo tre sconfitte consecutive, prezioso successo con la Casertana per gli uomini di Lucarelli nella gara che segnava l'esordio in campionato sulla panchina peloritana del tecnico livornese. Un ottimo primo tempo dei biancoscudati, una ripresa all'insegna della sofferenza più per le paure del Messina che per meriti dell'avversario, che in realtà ha fatto veramente poco per provare a riequilibrare le sorti dell'incontro. Un successo che ovviamente ha dato un pizzico di serenità alla squadra prigioniera delle proprie paure, lo sappiamo da settimane, e che oggi si riverbera in un avvio di preparazione decisamente più tranquillo, avvio di preparazione in vista della prossima partita di campionato. Messina viaggerà alla volta di Taranto, domenica alle 16.30 la partita con i pugliesi, e poi un doppio turno esterno, un doppio turno interno consecutivo arriverà al Francoscoglio in Matera, certamente tra le candidate più autorevoli alla vittoria finale. E poi sarà la volta della Fidelissandria, ma prima di queste due gare consecutive interne di campionato ce ne sarà un'altra sempre al San Filippo, molto molto importante soprattutto per il campanile. Ci riferiamo al derby con il Catania che si giocherà, in notizia proprio di oggi, l'ufficializzazione è arrivata qualche ora fa, il 2 di novembre alle 14.30. Infatti stamattina sono stati ufficializzati date, orari e tabellone dei sedicesimi di finale appunto di Coppa Italia di Lega Pro. Come vi dicevo, il match tra Messina e Catania si giocherà mercoledì 2 novembre alle 14.30, mentre il resto delle gare in programma per il secondo turno della competizione è stato suddiviso in 4 giorni, 1, 2, 8 e 9 novembre. La vincente del derby affronterà poi negli ottavi di finale in gara unica, come anche i quarti, la vincente della gara tra Taranto e Cosenza giorno 23 novembre. Rapidamente, allora, l'1 novembre Modena Reggiana, Padova Bassano e Ancona Fano, il 2 Gianni Erminia Alessandria, Como Cremonese, Livorno Carrarese, Robursena Viterbese, Teramo Lupa Roma, Maceratese Casertana, Taranto Cosenza e appunto Messina Catania, che certamente è la gara più attesa. L'8 novembre Sudtirol Venezia, il 9 Pontedera Feralpi Salò, Arezzo Tutto Cuoio, Fidelissandria Foggia, Matera Lecce. A proposito di Messina Catania, la vincente di questa partita in gara unica, quindi se ci fosse un risultato di parità al termine 90 regolamentari si giocheranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore, dicevo, chi si aggiudicherà questa sfida, la sfida del Francoscoglio, affronterà nel turno successivo, negli ottavi di finale, la vincente della gara che si gioca sempre il 2 di novembre ma alle 16.30 fra Taranto e Cosenza. Dunque questo incrocio con il Taranto che potrebbe ripetersi nel giro di qualche settimana. Questo per quanto riguarda la partita di Coppa. Brevissimamente anche qualche notazione relativa ai provvedimenti del giudice sportivo. Taranto e Messina saranno al completo per la sfida dello Iacovone, nessun provvedimento disciplinare per le due squadre dopo le gare della decima giornata. Anzi, sapete, nel Messina rientra Pozzebon che ha scontato il turno di stop rimediato in seguito alla giocata pallavolistica di Monopoli. Due giornate di squalifica invece per il centrocampista del Siracusa Toscano, che salterà le partite con Fidelissandria e Regina. Una per Russotto del Catania, beffato nel dopopartita, sorpreso a bestemmiare alla notizia del controllo antidoping, Morero della Juve Stabia, PC del Matera e De Martino del Fondi. Una gara invece per Andrea Tedeschi, il tecnico della Casertana, che ricorderete proprio domenica è stato espulso al Francoscoglio per comportamento offensivo verso tesserati della squadra avversaria durante la gara, anche se
tecnicamente per l'allenatore non si parla nel regolamento del gioco del calcio di espulsione, ma di allontanamento dal rettangolo di gioco. Questo è il punto con le notizie di giornata. Adesso ringraziamo i nostri sponsor, ma già da questo momento potete inviare le vostre domande via SMS o WhatsApp al 366 41 50 500 al graditissimo ospite di questa sera, l'allenatore del Messina, Cristiano Lucarelli. La sua prima uscita e sarà appunto l'occasione per confrontarsi direttamente con quei tifosi che ha chiamato a raccolta domenica. Devo dire, la risposta è stata importante, non numericamente parlando, perché veramente c'erano pochissime persone, segno dello scoramento, del distacco o dell'isolamento in cui continua a essere la società e appunto la piazza, la città. Dicevo, pochi ma buoni tifosi che hanno partecipato alla partita con la Casertana, un tifo incessante. A proposito della società, rispondo subito a una domanda che mi era arrivata da diversi ascoltatori prima della trasmissione. Oggi 25 ottobre era il termine fissato per l'invio della famigerata documentazione dai proprietari del Messina ai consulenti di Franco Proto, termine che a quanto pare non verrà rispettato, perché alle 19 di oggi questi documenti ancora non erano stati trasmessi al consulente incaricato da Franco Proto di raccoglierli per poi girarli alla società di revisione contabile, la più importante a livello nazionale, che dovrebbe occuparsi dell'analisi dei bilanci. Dunque, impasse che continua, ma stasera vogliamo parlare di calcio con Cristiano Lucarelli, quindi era questa una breve digressione che dovevo a quanti ci chiedevano appunto come fossero andate le cose. I documenti non sono stati trasmessi entro il termine fissato appunto del 25 di ottobre, vale a dire oggi, a meno che il tutto non avverrà nelle prossime ore. Pubblicità e poi con noi Cristiano Lucarelli. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci qui, bentornati. Come vi avevo promesso, stasera il nostro graditissimo ospite nella sua prima uscita radio televisiva da quando è diventato allenatore del Messina, Cristiano Lucarelli, che saluto e ringrazio. Ciao mister, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, intanto forse l'allontanamento dalla nostra città per qualche ora ti ha consentito, Cristiano, di
come dire, analizzare più a mente fredda questi intensi, forse anche a tratti turbolenti, giorni di gestione di una panchina calda come quella del Messina. Hai staccato la spina o invece è impossibile farlo per te? Ma no, perché diciamo è chiaro che un giorno di stacco fa sempre bene per qualunque cosa, però alla fine la panchina che diciamo che scotta è quella che è quella panchina, quel tipo di panchina che andavo cercando io dopo tutta una serie di gavette e di esperienze magari in piazze dal punto di vista diciamo del tifo diverse rispetto a Messina, quindi dopo 5 giorni soltanto non si può essere, diciamo riposo come fa sempre bene, però non avevo questa grande necessità di staccare la spina, anzi avrei lavorato anche lunedì, proprio perché in questo momento si sta cercando di risollevare un po' le sorti di questa squadra, quindi vorrei essere sempre sul pezzo ogni secondo. Naturalmente, come ti anticipavo prima di andare in onda, noi soprattutto in questa trasmissione vogliamo dare spazio alle domande dei tifosi che stanno arrivando copiose al 366 41 50 500, invito chi ancora non l'ha fatto a scriverci, ma un brevissimo scambio di battute vorrei farlo io con te, intanto chiedendoti se dopo questa settimana scarsa già puoi rispondermi a questa domanda, cioè se hai riscontrato qualcosa che non ti aspettavi da qualsiasi punto di vista a Messina o se invece hai colto qualcosa di inatteso. Ma no, diciamo che è un po' quello che mi aspettavo, seguendo un po' da lontano quello che accadeva, perché comunque come sapete, io ero stato contattato anche prima, come sì, anche altre agosto. Squadre, quindi uno comunque rimane, no, incuriosito nel seguire un'evoluzione di una società dalla quale eri stato contattato. Quindi sapevo un po' che c'era questa scollatura ambientale, che c'era un po' queste divisioni, questa dispersione un po' di energie buttate magari più a litigare fra di noi, mi ci metto anche di mezzo perché ora a tutti gli effetti sento anch'io parte di questa, diciamo, di questo ambiente, diciamo, e quindi la necessità di fare di tutto per ricompattare un po' l'ambiente. E invece che cos'era che non ti aspettavi? Cos'era che hai trovato, insomma, ti ha un po' lasciato sbigottito o comunque sorpreso? Ma no, sai, dopo 35 anni di calcio ormai in questo mondo non mi sorprende più. Non ti stupisce più, nulla. No. Non mi stupisce più niente. Diciamo che, ecco, il fatto che comunque ci sia delle infrastrutture come possa essere il Celeste, come possa essere anche lo stesso San Filippo, che magari come tempio, come simboli calcistici di Messina, pensavo che fossero, diciamo, un po' tenuti in maniera diversa. Più tutelati, diciamo così. Più tutelati, essendo il tempio della storia calcistica del Messina, dove ti fossi la domenica manna, dove la squadra comunque si esibisce, pensavo ci fosse un po' più di accortezza per questi simboli, ecco. Allora, ti comincio a fare qualche domanda degli ascoltatori, poi magari ne interrogo qualcuna io. Intanto una signora ci chiede se ti piace più la granita messinese o il caciucco livornese di Galileo. E Michela, scriverti evidentemente non può vivere senza soddisfare questa curiosità. Beh, una domanda retorica. No, non ho capito. Dice Michela, tra la granita messinese, se l'hai già provata, e il caciucco livornese di Galileo, che ritengo sia un ristorante di Livorno, dice Michela, che cosa preferisci? Penso che Michela conosca bene Livorno, così al nome di naso. Direi che la diversità dei piatti, diciamo, crea compatibilità tra due piatti, quindi un
una bella granita dopo un buon canciucco, non, diciamo, l'uno non esclude l'altro, quindi potrebbe essere una, diciamo, sicuramente un abbinamento che dal punto di vista culinario potrebbe funzionare alla grande. Vabbè dai, siamo partiti con questa domanda leggera, ora qualcuna più pregnante. Ciao Cristiano, dice quest'altro ascoltatore, vi prego firmatevi. L'organico è superiore ai 30 calciatori, come pensi di lavorare? E poi insomma fa riferimento alla partita importante, quella del 30 dicembre, il derby con la Regina. Dice Alessandro per chi tifa, tuo fratello Alessandro per chi tifa. Ma intanto questo discorso dei 30 calciatori, che anche per Marra insomma era un problema, perché logisticamente diventa complicato gestire così tanti uomini senza trascurarne nessuno, no Cristiano? Ma io sicuramente 30 giocatori sono troppi per il Messina, sarebbero troppi per tutti. Io, come ho detto anche ai ragazzi, mi aspetto la loro massima collaborazione, perché tutti conosco, quindi sicuramente anche solo quando si fa le partitelle me ne rimane fuori 8. Quindi se i calciatori che non solo rimangano fuori magari la domenica, ma rimangono fuori anche durante la settimana, durante le esercitazioni durante la settimana. E quindi ho chiesto a loro molta, diciamo, molta comprensione, perché sono arrivato da poco tempo, non conosco ancora tutti, e prima di, diciamo, di compilare una lista definitiva su quelli che secondo me sono i calciatori da Messina e quelli no, quindi prima di chiedere alla società eventuali uscite, voglio rendermi conto di, diciamo, di tutti i giocatori che ho a disposizione, per evitare di magari di lasciarti scappare qualche giocatore che magari in questo momento non ha, diciamo, non è, non, diciamo, usare il termine non tenuto in considerazione non mi piace, perché io voglio che le mie squadre siano molto unite, quindi mi piace dare soddisfazione a tutti, però magari qualcuno che in questo momento è penalizzato dal fatto che io non lo conosco possa magari essere un po' più sacrificato rispetto ad altri. A proposito nel giro di un, sicuramente entro la fine del diciamo entro l'inizio del mercato sarò in grado di consegnare, come d'accordo alla società, dei calciatori che secondo me sono da Messina, ed eventualmente mandare a giocare gli altri che abbiano più spazio, abbiano la possibilità di dimostrare le loro potenzialità per poi ritornare magari in un secondo momento a Messina. Giro quest'altra domanda di questo ascoltatore, perché è strettamente collegata. Volevo chiedere al mister, insisto, firmatevi, se dopo Grifoni arriverà a breve qualche rinforzo oppure si aspetterà a gennaio. Grifoni, che lo dicevo con te proprio nell'intervista subito dopo la partita in diretta qui in radio, sinceramente si è reso protagonista di un debutto col botto, di più non ci si poteva aspettare da questo ragazzo. A mio avviso è stato determinante nel dare equilibrio alla squadra, ma su questo hai già detto abbondantemente tu, d'altra parte l'hai portato con te, quindi qualcosa vorrà dire. Invece sull'aspetto ulteriori rinforzi, pensi che tutto sommato si possa tirare la carretta sino a gennaio, oppure come noi crediamo forse qualche altra cosa è necessaria per star tranquilli? Qualche altra cosa è necessaria, perché da qui a gennaio comunque ci sono, come si gioca anche, come voi sapete, il 26 e il 30 di dicembre, più c'è un turno settimanale, certo, con il Lecce, ci sono 10, cioè il tempo è poco, ma le partite sono tante da qui a diciamo all'inizio del mercato. E poi anche all'inizio del mercato le società comunque aspettano, no, sempre magari gli ultimi giorni, sì, per provare a spuntare l'ingaggio più vantaggioso, quindi diventano circa 14-15 partite, e quindi 14-15 partite sono tante, quindi ho già individuato dei calciatori, uno in particolare che l'anno scorso ha disputato il campionato B, diciamo tutto questo perché poi come le... Che caratteristiche, Cristiano? Ma le caratteristiche, diciamo, è un giocatore molto strutturato fisicamente, che porterebbe esperienza a chili e centimetri nella nostra, diciamo, nella nostra ruolo. Ruolo? No, ruolo non posso dirlo. Dai, neanche il ruolo, dai.
No, posso dirlo perché non voglio dare vantaggi alle altre squadre. Io mi accontento. Mi sento con questo calciatore che chiaramente è affascinato dalla possibilità di venire in una piazza importante, però purtroppo tutte queste polemiche, tutte queste situazioni che magari filtrano all'esterno sul nostro ambiente non aiutano in sede di mercato, perché in questo momento è diffusa la voce che a Messina ci sia un po' di confusione, ecco. Quindi voi sapete, io sono molto diretto e schietto, quindi dico quello che è la realtà e tutti i giorni sono lì a cercare di convincere, di spiegare che la situazione è cambiata, che io sono un po' il garante, ci metto la faccia personalmente, perché piano piano tutto si sistemi, come ho detto prima, soprattutto nello sfoltimento di quei giocatori che in questo momento non sono strategici. Senti, quindi insomma diventa però difficile magari far capire anche ad altri giocatori con i quali ho parlato che invece c'è tutte le possibilità per poter fare le cose in una certa maniera. Mi chiami una domanda che ti avevo fatto già sabato nella conferenza stampa per partita, ma calza a pennello, e poi quella insomma era un incontro con i giornalisti, quindi magari la tua risposta non è stata ascoltata o letta dai tifosi. Questo discorso che fai, ho parlato con il giocatore, sono io il garante, documenta, ci scherzavamo su sabato, forse te lo ricordi, documenta il fatto che Lucarelli è tutto salvo che esclusivamente o semplicemente un uomo di campo, no? Parlavamo anche della nuova figura del trainer manager, no? Che non solo si occupa della formazione, dell'elaborazione, della costruzione della rosa, ma anche di fatto cerca di rappresentare la società, cerca di fare da garante, come dicevi tu, dei rapporti fra calciatori e società. Noi ne abbiamo parlato con te e tu tra le righe lo hai ammesso, ma volevo chiederti, secondo te è una strada questa nel calcio inevitabile? Cioè necessariamente prima o poi in tutte le categorie si andrà verso questo modello di allenatore? Allora, io non è che lo faccio, diciamo, perché lo impongo, lo faccio perché la situazione, no? Come ho detto prima, è un attimino delicata in questo momento qui a Messina, quindi è un po' più per esigenza che non perché per volontà. Però un po' ti appartiene, Cristiano, secondo me. In Inghilterra questo ruolo è consolidato, a me piacerebbe solamente pensare ad allenare la squadra, a guardare l'avversario, i video dell'avversario, a preparare le partite. Però nel momento in cui io mi metto in gioco in una situazione come questa, dove diciamo non era facile, è chiaro che io voglio anche garanzie, perché poi diciamo la via di mezzo sarebbe la cosa giusta, perché i calciatori dovrebbero comunque essere scelti su indicazioni degli allenatori, che sono quelli che poi li vanno ad allenare, più che magari, ma questo parlo in linea generale, più che magari da qualche amico procuratore o da qualche vari personaggi che magari girano nel mondo del calcio, si avvicinano ai presidenti, fanno credere magari di avere chissà quale talento tra le mani. Quindi diciamo, senti, scusami, ti blocco perché mi chiami una domanda, perché comunque è un dibattito che nelle ultime ore sta tenendo banco tra i tifosi. Secondo te, per le prime sensazioni che hai avuto, nel Messina questa cosa si è registrata, si registra, vale a dire un'interferenza dei procuratori nelle scelte che poi magari può risultare anche controproducente? Ti dà fastidio questa cosa, se c'è stata? Io, se c'è stata, sicuramente non me ne posso essere accorto. Diciamo che da martedì che io ho messo piede da Messina, se c'è stata è, diciamo, passato, perché da oggi in poi se deve esserci l'arrivo o la partenza di qualche giocatore, è perché l'ultima parola spetta a me, altrimenti io con lo stesso entusiasmo
con cui sono venuto posso anche, diciamo, andarmene. Quindi è chiaro che io non accetto interferenze se non quella di confrontarmi col presidente, che è quello che paga gli stipendi, è quello che manda avanti la baracca. Quindi se c'è poi delle esigenze che lui per tutta una serie di motivi posso aiutarlo, sicuramente lo farò, senza che questo possa mettere, diciamo, in difficoltà il mio lavoro, i risultati della squadra e soprattutto, e ribadisco soprattutto, l'unione e la graniticità di questo spogliatoio, perché io piano piano sto cercando di, diciamo, di intervenire laddove c'era qualche piccola scollatura, c'era stata chiaramente anche dettata dai diciamo dai pochi risultati, e mi sto adoperando in questo per cercare di ricreare un gruppo unico fatto di guerrieri, e non accetto sicuramente nessun tipo di situazione che possa minare questa mia, diciamo, questo mio lavoro. Chiarissimo, chiarissimo, molto chiaro, e secondo me è importante, forse anche determinante nello sviluppo di un campionato. Chiede Vincenzo, volevo chiedere a Lucarelli se questo organico così com'è può ottenere una salvezza tranquilla, e poi si preoccupa della questione impianti alla quale facevi riferimento tu. Dice, sembrerebbe che il Pistunina, che è una squadra dilettantistica del capoluogo, giochi le partite in casa al San Filippo. Non sembrerebbe, sarà così. E dice questo ascoltatore, Vincenzo, penso che non ci sia più niente da dire verso questa società, vabbè, la definisce in modo piuttosto pesante i dilettanti, questi non hanno più pallida idea di fare calcio. Tanto sta cosa ti preoccupa, ulteriore carico su un manto erboso già ridotto in condizioni, insomma, non ideali? Io do la mia parola, sono sempre dire da te in questo momento di questa... Sì, diciamo, è notizia proprio di oggi. Credo proprio nel primo pomeriggio. Quindi al momento, diciamo, non ero a conoscenza di questa opportunità. Chiaramente noi ci alleniamo lì tutta la settimana e già il campo è sollecitato molto da questo punto di vista, quindi io, se così fosse, spero che magari ci sia la possibilità che noi ci si possa allenare da qualche altra parte, in modo che... Per come hai visto il Celeste l'altro giorno, secondo te ci si può già andare, Cristiano? No, è troppo pericoloso? No, al momento non è un'alternativa, non è praticabile il Celeste, perché secondo me sarebbe a rischio di infortuni, certo, i calciatori, quindi noi dobbiamo cercare di tutelarli. Cioè, non ho niente, onestamente non ho niente in contrario che possa giocare qualche altra squadra quando magari noi siamo in trasferta, certamente non il giorno prima o il giorno dopo, perché sennò il campo, soprattutto ora che si va con la pioggia, diventerebbe un pantano. Certo. Non ho nessun problema che possa esserci anche qualche altra squadra che utilizza San Filippo, anzi il Franco Scoglio, purché ci sia la possibilità di magari di allenarci noi da qualche altra parte per non caricare troppo il campo e renderlo impraticabile. Cristiano, ho l'esigenza tassativa di una brevissima pausa pubblicitaria e poi ti giro altre domande, sono veramente tantissime da parte dei tifosi entusiasti per la tua presenza. Breve pausa e torniamo con l'allenatore del Messina. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale e giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici.
Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati, siamo sempre con Cristiano Lucarelli. Ti scrive Peppe: mister, ai tempi dell'A ho mangiato la baracchetta rossa di Livorno, stasera gastronomia in primo piano. La sua città molto simile a Messina, non trova, dice Peppe. A proposito, si mangia bene la baracchetta rossa? Ah sì, 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 perché non trovo delle similitudini. Ce ne sono? Tra le due città, sì, sì, assolutamente. Anche il fatto, diciamo, che in questo momento, calcisticamente parlando, sì, entrambe le società stanno affrontando i suoi problemi, e che entrambe le piazze, da essere piazze magari modello fino a una decina di anni fa nel campionato di Serie A, che hanno conquistato insieme, peraltro, no? Dico, sì, che hanno conquistato insieme nel 2004. Oggi sono, oggi sono un attimino tutte e due, diciamo, più magari a parlare di fattori extracampo, all'esterno del campo di calcio, che non, diciamo, all'interno del campo di calcio. Quindi da questo punto di vista sono molto simili, due città di mare molto estese lungo la costa, e quindi sì, sicuramente ci sono delle similitudini. Speriamo che entrambi possano ritornare a, diciamo, ai fasti di un tempo. Ma fasti di un tempo però sono recenti per entrambi i ricordi. Sì, diciamo, quindi, ai noi. Quindi, insomma, non è ancora il momento di piangersi addosso e di pensare che quei momenti non possano magari in un futuro recente ritornare. Sì, prima ti chiedeva l'ascoltatore, al di là dei rinforzi che abbiamo capito vorresti a breve, molto prima del mercato di gennaio, ti chiedeva prima quel tifoso se secondo te attualmente, così com'è, la rosa può garantire una tranquilla salvezza. Ma, sai, garantire a patto che non ci siano infortuni, non ci sia, che i giocatori che devono recuperare la condizione lo facciano il più velocemente possibile, che non ci siano intoppi, che si possa, diciamo, come ho detto prima, avere un campo che dove si può giocare a calcio, quindi, diciamo, diventa, io chiedo molto anche oggi ai ragazzi, tutte le esercitazioni che abbiamo fatto sono tutte all'insegna del palla a terra e attacco degli spazi, quindi palle, il campo è importante, palla. Quindi per noi diventa determinante assolutamente il campo sul quale poter, diciamo, far girare la palla con una certa velocità e con una certa precisione. È chiaro che in questo momento diventa complicato, però al netto di infortuni, al netto di squalifiche, al netto di tante situazioni, questo è un organico magari non numerosi, cioè numeroso per il numero di giocatori, ma, diciamo, non numeroso. Che sembra una contraddizione, no? Termini, sì, va bene, è chiaro, Marco, tanti, lo sappiamo, c'è questa situazione, io lo sapevo che c'era, l'ho accettata e mi sono anche messo al lavoro per cercare di risolverla. Quindi diciamo che dobbiamo cercare di recuperare i giocatori possibili per riuscire ad arrivare
almeno a 18 calciatori che possono garantire, anche con l'assenza di uno o dell'altro, possono garantire al Messina una salvezza abbastanza tranquilla. Ti chiede un altro Peppe: cosa ha spinto un professionista navigato come Lucarelli ad accettare la proposta di una società che versa in obiettivi e difficoltà? Ma io, senti, io sono uno che fa controcorrente e le scelte le faccio sempre. E lo sappiamo. Siccome non c'è stato uno che mi ha detto fai bene ad andare a Messina, ho deciso di andare a Messina. Quindi la mia scelta è tutta qui, perché io vivo di sfide, per me è impensabile vivere la mia vita anche al di fuori dal campo di calcio, ma soprattutto sul campo di calcio, senza avere delle sfide, senza avere l'adrenalina, senza avere la voglia di raggiungere un obiettivo, di fare qualcosa di importante. Quindi per me questa è una sfida professionale che assolutamente non posso perdere in nessuna maniera. Farò di tutto, anche l'ultima goccia d'energia, per riuscire a portare questa nave in salvo. E quindi gli unici motivi, ripeto, è l'adrenalina che una piazza del genere ti dà, perché se io riuscissi a terminare il mio lavoro quest'anno a Messina salvando la squadra, certo, e cercando di riunire, di ricreare quel senso d'appartenenza alla maglia, alla città, ai colori, e aver portato un po' di pace in una situazione magari di tensione che c'è tra le varie componenti, in questo momento avrò fatto sicuramente il mio lavoro al 100%. Renato ti scrive invece col Catania, già pensano al derby di Coppa, facciamo turnover, ha già deciso Renato, visto che abbiamo 30 giocatori, un'occasione per vederli all'opera e preservare i titolari da infortuni che comprometterebbero il campionato. Lo so, col Catania ci teniamo tutti, ma la salvezza lo è di più. E poi dice sempre Renato, mister, batti in campionato Catania e Regina, da qui non te ne vai, facciamo la statua accanto alla Madonnina del Porto. Mi sembra onestamente prematuro parlare della partita col Catania, e mi sembra francamente anche un po', come dire, soltanto teorico pensare a un ampio turnover, perché al di là del fatto che si tratti di una gara di Coppa, Lucarelli, che i Pisa Livorno per intenderci li conosce bene, sa che impatto può avere una gara di questo tipo. O sbaglio, Cristiano? Guarda, io so perfettamente cosa vuol dire Messina-Catania per un tifoso del Messina. Quindi io farò in modo, quando arriveremo a quell'appuntamento, di farci trovare sicuramente pronti. Ma proprio oggi, e io voglio essere coerente con quello che ho detto, con quello che dico ai ragazzi, io ho detto a loro che qualunque giocatore parli del Catania prima della partita di Taranto non sarà convocato per Taranto. Perché io voglio assolutamente che questa squadra faccia un filotto di risultati positivi, e i risultati, i filotti si fanno pensando una partita alla volta, di partita in partita, perché se ci mettiamo adesso a fare calcoli, a fare tabelle, a programmarci il futuro, ricominciamo a prendere le bastonate nei denti. Siccome io le bastonate nei denti non le voglio prendere, io voglio parlare solamente del Taranto. Poi giochiamo alle 16.30, sì, alle 18.20 cominceremo a pensare al Catania. E ripeto, l'unico strappo, la regola che faccio per rispetto dei tifosi e per rispetto di quanto sentono questa partita, è che chiaramente noi abbiamo dei giocatori, voi sapete benissimo che tre partite in una settimana in questo momento, certo, dal punto di vista fisico potrebbero non reggerle. E quindi noi chiaramente cercheremo di mettere in campo la formazione più competitiva possibile, cercando, chiunque giochi, di non turbare assolutamente la suscettibilità dei nostri tifosi in quella gara lì. Come giusto che sia, aggiungo. E proprio una pillola di un altro ascoltatore, Nicola: mister, ha richiesto alla società i ritiri in occasione delle gare casalinghe? Perché c'è stata una polemica qui su questi mancati ritiri alla vigilia delle gare del Franco Scoglio. Per esempio, prima della partita con la Casertana, all'inglese, tutti a casa, oppure? No, noi prima della partita con la Casertana abbiamo cenato tutti insieme alle 8 meno un quarto,
poi i giocatori sono andati, diciamo, a questo comunque succede in tutte le, in quasi tutte le squadre di Lega Pro, soprattutto per le partite in casa, i giocatori sono andati a riposare a casa, così come era già successo con la Vibonese. Abbiamo cenato la sera prima e a pranzo tutti insieme, ci siamo ritrovati la mattina, abbiamo pranzato insieme, finito di pranzo sono andati tutti direttamente allo stadio. Io credo che i ritiri, se prepari bene la settimana, se la settimana te spieghi ai giocatori cosa devono fare e cosa non devono fare, li prepari la partita in una certa maniera e quando arrivano al campo sanno già cosa fare e cosa non fare, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale di approccio alla partita, io credo che il ritiro delle partite casalinghe si possa anche evitare. Cioè, sei un allenatore moderno? Hai una mentalità moderna? Ma non credo che il ritiro possa dare concentrazione. È chiaro che loro sanno che alle 7:30, quando andiamo a cena, appena alle 8 abbiamo finito di cenare, devono andare tutti velocemente nelle loro case, non muoversi fino all'indomani mattina. Senti, non ti è mai capitato di andare via da un ritiro per la discoteca, come a tanti calciatori anche di grandissimo livello come sei stato tu? Dai, la verità, adesso dopo tanti anni c'è l'amnistia. Io ti dirò anche un aneddoto che riguarda il momento, quando abbiamo disputato la Coppa UEFA con il Livorno, alla vigilia della partita con i Rangers Glasgow, che poi noi perdemmo 3-2, Arrigoni decise di farci così, cenare insieme, andare a dormire a casa e la mattina alle 9 ripresentarsi il ritiro. Io ero preoccupato perché anche per me era una novità assoluta non fare il ritiro prima della partita. Pensavo magari di arrivare a quella partita non dando la giusta importanza all'appuntamento. E invece, per dire, quella partita lì, va bene, perdemmo 3-2, però io feci due gol, feci una partita, una bellissima prestazione in quella partita lì. Proprio a dire che secondo me, ripeto, chiaro, se te hai degli uomini, se te hai dei guerrieri, non è il ritiro che determina l'approccio alla partita. Se hai delle fighette, può partire anche il ritiro 5 giorni prima, non ci fa niente, sempre fighette restano. Quindi c'è un proprio negli intenti di essere dei professionisti e di dare ai tifosi quello che noi, quello che i tifosi si aspettano in termini di attaccamento, in termini di battaglia sportiva e in termini di spremere fino all'ultima goccia di sudore nei 95 minuti della partita. Questo secondo me lo alleni durante la settimana, non lo alleni con il ritiro per partita. Ultime due cose e poi ti saluto e anzi ti ringrazio per la pazienza che hai avuto, siamo da una mezz'oretta insieme, forse anche più. E volevo chiederti, sei diventato personaggio nel corso della tua carriera da calciatore e ora da allenatore, tuo malgrado, nel senso senza cercarlo, eppure chi ti conosce bene, abbiamo avuto modo di parlare con qualche amico e collega di Livorno, dice lui non è mai stato prigioniero di questo ruolo semplicemente perché se ne infischia, è vero? Ma io non so se sono diventato un personaggio. Se lo fossi diventato, è curioso il fatto che io lo sia diventato cercando di essere me stesso. E forse essere normali nel mondo del calcio, come dico sempre io, è già una anormalità. Cioè, te diventi, per dire com'è contorto il mondo del calcio, te diventi personaggio perché sei una persona normale. Perché sei uno che ti piace vedere cosa succede anche fuori dal campo di calcio, sei uno che ti interessa di conoscere quelle che sono le problematiche anche al di fuori del campo da calcio, e quindi passi già per una normale, no? Quindi nel calcio essere normali è una normalità. Quindi se io sono diventato personaggio perché sono rimasto me stesso, nonostante magari la carriera calcistica mi abbia regalato momenti di grandi soddisfazioni sportive, di grandi guadagni, allora accetto questa, ma io
veramente non ho mai fatto nulla, ritengo di non aver mai fatto niente di così speciale se non quello di essere e di rimanere me stesso, perché ci sia stato tutto questo interesse mediatico negli anni sulla mia persona. Un'ultima cosa, che stiamo sempre su questo e poi ci ricameremo tanto nei prossimi mesi, speriamo che il campo dia così tante soddisfazioni. Anche perché a me piace dire le cose come penso, le cose in faccia alle persone, però al giorno d'oggi viviamo in un mondo che poi alla maggior parte delle persone non gli piace. Tu dicevi sabato, io sono la stessa persona che a 15 anni viveva nelle case popolari a Livorno e che magari insomma non poteva permettersi tante cose, no? E sono rimasto quello. E in questo senso volevo chiederti se il tuo essere limpido ti ha creato più problemi o più opportunità, l'essere vero. Sicuramente professionalmente più problemi. Però io la mattina, diciamo che quando mi sveglio mi guardo allo specchio, a parte qualche chiletto di troppo, poi mi piace così come sono, perché non sono mai sceso a compromessi, perché alleno il Messina da uomo libero, perché ho sempre fatto le mie scelte senza nessun tipo, come ho detto il giorno della presentazione, io in questo mondo sono un cane sciolto, non ho procuratori, non ho amici, non ho nessuno che mi sponsorizza. C'è anche venuta a sottolinearla questa cosa, perché magari sai, troppo frettolosamente secondo me si è dato dei, diciamo, mi si è collegato magari a delle cordate o situazioni o persone. Carelli è un uomo libero e anche il motivo perché sono allenatore del Messina, perché parlando con il presidente cercava una persona che potesse essere né dalla sua parte né dalla parte dei tifosi, ma potesse essere un battitore libero, uno neutro, lavorasse solamente per gli interessi del Messina. Ti saluto chiedendoti, ma è vero che il calciatore operaio per eccellenza è imprenditore anche? È vera questa cosa? Sì, io ho fatto delle iniziative imprenditoriali, qualcuna è andata bene, qualcuna è andata diciamo meno bene, rientra diciamo nel... Lo stai facendo ancora? Modo. Sì, sì, io diciamo un'impresa, era anche per quello il motivo per cui diciamo inizialmente ad agosto avevo tentennato per tutta una serie di diciamo di situazioni. Io ho anche queste attività, questa impresa sul porto di Livorno che diciamo chiaramente in questo momento viene seguita da mio padre, ovviamente, perché è stata un po' una situazione dove ho dovuto farlo, diciamo così, no? ho dovuto buttarmi in pista per salvare una per la città, situazione per la città per la città, e che poi forse come spesso succede i politici e tutte le persone che magari prima ti chiedono aiuto per risolvere un problema, poi dopo se lo scordano e spariscono tutti, è sempre così. Rimani col cerino in mano, no? E quindi ecco, era solo quello. Anche è una bella cosa questa, uno degli aspetti che magari mi avevano fatto tentennare ad agosto, oltre al fatto che magari, come ho detto scherzando, il presidente forse gli prese un impatto, perché nella situazione in cui mi venne proposto c'era molti giocatori che chiedevano la rescissione, che volevano andare via da Messina, quindi io a occhio e croce feci una richiesta di 8-9 calciatori per completare l'organico, lì probabilmente il presidente si è spaventato e ha fatto scelte diverse. Va bene Cristiano, è stata piacevolissima questa chiacchierata, spero di riaverti presto qui con noi, insomma ci vediamo allo stadio. Devo dire che purtroppo la gente che c'è allo stadio era poca domenica, però il tuo appello da chi è sempre presente è stato colto alla grande. Penso che la curva il suo dovere l'ha fatto come voi in campo e in panchina, e sono certo che la pensi anche tu così. Grazie Cristiano. Certamente, io infatti colgo l'occasione l'ennesima per ringraziare i tifosi, perché a un certo punto hanno capito che eravamo in sofferenza e gli ultimi 20 minuti hanno cantato ininterrottamente aiutandoci, sostenendoci, come
in maniera commovente, quindi io li voglio ringraziare l'ennesima volta, voglio ringraziare lo Zoccolo Duro. Ora non so esattamente quanti erano gli spettatori domenica presenti allo stadio, però li voglio ringraziare perché sicuramente quello è amore vero, cioè quello è amore disinteressato per una squadra di calcio, cioè non mi interessa i risultati che fa la mia squadra del cuore, io vado allo stadio a prescindere, e io di questi li voglio ringraziare. Spero col tempo, magari tra un po' di tempo, di riconvincere qualche altro tifoso a tornare allo stadio a sostenere il Messina, perché ripeto, questa è una maglia, questa è una città che a prescindere da Lucarelli, dai giocatori, dai presidenti che passeranno per questa città, per questa maglia, rimarrà sempre l'orgoglio di una terra, no? E quindi si deve tornare allo stadio per, con orgoglio, per difendere i colori e difendere la città. Grazie Cristiano, piacevolissima chiacchierata, e per chi non si è stancato, e credo siano in tanti, stasera penso alle 22.30 una bella intervista anche su Telecolor con il mio amico Francesco Triolo, alla quale vi rimandiamo. Ciao, un abbraccio, buona serata. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao Cristiano, grazie, pubblicità per noi. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Siamo in ritardissimo, ma il nostro ospite era sicuramente prestigioso e quindi ci sta. Abbiamo un minuto e mezzo semplicemente per fare un rapidissimo punto sull'avversario che il Messina andrà a affrontare domenica alle 16.30. Il Taranto Matricola è stata ripescata, che non avrà un organico da primissima fascia, però può contare su un ambiente straordinario. Alfredo Ghion in collegamento da Taranto, il collega di Sportube. Salve, buonasera, ciao Alfredo. Ciao, ciao Pietro, buonasera, buonasera e un saluto agli amici di Messina. Che ci allora, sei. In un minuto e mezzo mi devi raccontare queste prime 10 giornate del Taranto, le aspettative e da che cosa si deve guardare il Messina. Mi affido alla tua capacità di sintesi. Va bene, allora, il Taranto che torna nel calcio che conta dopo 4 anni di inferno vissuti in Serie D, un entusiasmo incredibile dopo il ripescaggio. Un ripescaggio incredibile che ha fruttato i primi punti stagionali nell'era Papagni. Poi però questo bonus si è esaurito perché il gioco espresso dalla squadra
non era quello delle aspettative dei tifosi della piazza, perché sebbene a Papagni non gli si può contestare nulla sul piano del rendimento, la squadra insomma, per, diciamo, nella zona media, medio-alta della graduatoria, almeno nelle prime giornate, però dal punto di vista del gioco era poco propositiva. Allora, la società a quel punto ha pensato di cambiare, di dare un taglio al passato, via Papagni dentro Prosperi, capitano storico degli ultimi dieci anni del Taranto, come molti di voi sapranno, una scelta diversa da quella probabilmente fatta dal Messina. Sì, Cristiano Lucareggi è, che ho sentito tra l'altro, perché lo streaming arriva qui, voglio dire, ho ascoltato anche le sue dichiarazioni poc'anzi nella tua trasmissione, e ti dicevo, è una scelta diversa, non si è puntato sul nome forte ma sul giovane che può fare tanto. E ti dico la verità, nella prima partita col Fondi, sebbene tanto abbia perso, qualcosa si è mosso dal punto di vista della proposta di gioco. Domenica invece ad Agrigento il Taranto ha fatto un partitone, è stato praticamente, nonostante le gravi assenze, è stato raggiunto nel finale, avrebbe potuto vincere anche con più di un gol di scarto, però nonostante il solo punto guadagnato, conquistato, nell'ambiente si è ricreato un po' di entusiasmo. Alfredo, dicevamo entusiasmo, quindi il Messina sarà atteso da una cornice di pubblico degna dello Iacovone, mi pare di capire, e poi ti saluto. Beh, vabbè, non ci sarà il tutto esaurito, però io penso sui 4-5 mila spettatori. Pensavo qualcosa in più, diciamo, rispetto a... Io penso 4-5 mila, anche perché i tarantini preferiscono l'orario serale per riempire lo stadio, sono molto comodi. Si devono riabituare al calcio dal vivo. Una nota, no? Di cronaca, ricucito lo strappo Stendardo Prosperi, quindi recuperato completamente anche il difensore Altobello, e l'attaccante Potenza. Rimangono indisponibili solo Cedric e praticamente Vito Russo, il difensore. Perfetto. Poi per la formazione e le anticipazioni ci sentiremo venerdì in anteprima. Grazie Alfredo, buona serata e grazie, buon lavoro. A te. Un abbraccio. Grazie a te, buona serata. Grazie a Alfredo Ghiona da Taranto, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Questa trasmissione torna come sempre martedì prossimo alle 19, alla vigilia del derby di Coppa con il Catania, ma venerdì c'è anteprima per presentarvi Taranto-Messina. Buona serata, ciao! A tutto campo, fatti e uomini di sport, raccontati in libertà, conduce Pietro Di Paola.